Ok ragazzi, nuovo video, questo me l'avete chiesto in tanti sul Q&A su Instagram e me lo chiedete spesso, ossia se dovessi scegliere un esercizio per ogni distretto muscolare, quale sceglierei? Allora, è particolare come video perché mi pone di fronte alla necessità di fare delle scelte molto brutte che non vorrei fare, però credo che possa essere interessante. Piccola premessa, sull'Academy, su Rhino Nation, c'è un qualcosa del genere, nel senso che tutto il secondo modulo è dedicato ad ogni singolo distretto muscolare, in cui spiego sia in un primo video come allenarlo, che variabili e parametri impostare, sia in un secondo video tre esercizi da utilizzare nel microciclo, quindi piuttosto che uno sono tre, e ovviamente le logiche per le quali sceglierei quei tre esercizi da impostare nel nostro microciclo di lavoro. Quindi se vi interessa approfondire l'argomento, su Rhino Nation è molto molto più completo. Qua cercherò di dare degli spunti e di andare abbastanza velocemente perché non voglio far diventare il video di un'ora. Allora, iniziamo con il petto. Un esercizio, se dovessi sceglierlo per il petto, sarebbero le distensioni con manubri, posto che siamo in grado di lavorarci bene. O le distensioni con manubri o una chest press ben impostata con leveraggio come quello della Prime, nella quale abbiamo una convergenza, quindi il movimento è molto molto fisiologico e abbiamo anche la possibilità di modulare il resistance profile, per cui non avendola tutti a disposizione andiamo per le distensioni con manubri. Perché le distensioni con manubri? Perché normalmente è un esercizio molto fisiologico per il distretto, quindi abbiamo la possibilità di modulare sia l'angolo del romero per un corretto line of pull del gran pettorale, sia anche per non andare a stressare troppo la spalla. Il mio consiglio in generale è di farlo sui 15-30 gradi di inclinazione, perché di nuovo abbiamo un duplice vantaggio: da un primo punto di vista il line of pull sarà molto più ottimale per coinvolgere il petto in generale, e in secondo luogo avremo meno stress della spalla a parità di estensione dell'omero, quindi quando andiamo in stretch la spalla sarà molto meno stressata, quindi a parità di stretch del petto meno stress per la spalla, quindi è un movimento molto più fisiologico. La scelta dei manubri logicamente ci permette di aggiungere una componente convergente e quindi di andare ad avere un ROM attivo molto più ampio rispetto all'utilizzo del bilanciere. Quindi distensioni con manubri su 15-30 gradi, il mio go-to per una sessione di petto. Ovviamente non è l'esercizio che di default dovete inserire, io stesso non lo inserisco sempre in tutti i microcicli, però se dovessi sceglierne uno vi direi assolutamente questo esercizio. Passando al dorso, qua devo darne per forza due, perché parlando di back, un esercizio un po' più rivolto al gran dorsale, che nel mio caso è il pull down supino ad un braccio, quindi con un solo braccio vado a fare un pull down unilaterale supino, quindi ho il vantaggio del lavoro unilaterale che mi permette di coinvolgere, avere un maggior active ROM del gran dorsale. Resistance profile è ottimale perché ho uno sticking point più o meno a metà ROM dove il distretto è in grado di creare tanta tensione, e anche il line of pull è ottimale perché ho una direzionalità dei fasci soprattutto sulla lower division del gran dorsale, ma in realtà molto ben distribuita, quindi il coinvolgimento del gran dorsale è ottimale. Quindi è un esercizio che utilizzo spessissimo, quasi in ogni mio microciclo, per il gran dorsale. Mentre per quanto riguarda il centroschiena in generale, direi il T-bar con una presa prona con petto in appoggio. T-bar perché ha un resistance profile ottimale, perché più vado in alto il distretto riesce a esprimere meno forza, più il bilanciere va a scaricare tensione, quindi c'è un momento di forza, un torque inferiore, quindi c'è uno sticking point molto meno accentuato. La presa prona mi porta a lavorare in abduzione dell'omero rispetto a un lavoro più addotto come può essere una presa stretta, e quindi conseguentemente il line of pull mi si direziona più sul centro schiena e va a coinvolgere anche molto bene gli adduttori scapolari, quindi un coinvolgimento un po' più totale del back, e il petto in appoggio logicamente per scaricare la schiena. Una variante che può essere interessante è il pulley con lat bar, però vado a peccare sia di resistance profile sia del possibile sovraccarico della schiena, quindi comunque è un voglio ma non posso. T-bar, petto in appoggio è veramente il mio go-to. Per quanto riguarda i quadricipiti, direi o il pendulum squat o l'hack squat con le bande elastiche, entrambe ottime soluzioni perché abbiamo un ottimo resistance profile, il pendulum ce l'ha di per sé per la sua struttura basculante, mentre all'hack squat dobbiamo aggiungere gli elastici per scaricare tensione in basso. Abbiamo la possibilità di creare tanta tensione sui quadricipiti, ma non andare a isolare soltanto loro e stabilizzare anche e
e coinvolgere anche come stabilizzatori gli adduttori piuttosto che glutei, quindi un esercizio un po' più uniforme rispetto a quella che è una leg extension, quindi permetti di aggredire la gamba a 360 gradi, ed è una cosa molto molto importante questa, perché per avere una gamba bella piena, presentabile su un palco, dobbiamo sempre ragionare anche su tutti gli stabilizzatori per dare quell'effetto tridimensionale che andiamo a ricercare. E logicamente anche in questo caso abbiamo la possibilità di modulare lo stance piuttosto che il grippaggio in modo da andare a coinvolgere più i quadricipiti rispetto ai glutei, senza considerare il fatto che rispetto a una leg press abbiamo un active ROM molto molto più ampio, perché la leg press arriviamo fino al parallelo poco sotto, poi abbiamo il tronco che ci impedisce di scendere ulteriormente, mentre in questi esercizi possiamo fare un'accosciata veramente unica e completa, al punto che l'obiettivo dovrebbe essere quello di tenere tensione fino in basso, fino al punto in cui i polpacci toccano i femorali, tenere tensione in quel punto senza andare in retroversione del bacino e poi sparare la ripetizione in alto. Ovviamente gli elastici o la struttura del pendolo ci permetteranno di farlo, perché in basso avremo la stessa tensione che in alto, tensione percepita, quindi riusciremo a mantenerla in maniera ottimale. Ok, andiamo avanti, sempre sulle gambe parliamo di femorali e poi glutei. Per quanto riguarda i femorali, l'esercizio in assoluto migliore, se guardiamo soltanto i femorali, è quello del leg curl seduto, non tutti, in particolare i modelli simil Life Fitness, cioè i modelli che hanno il pad sopra il ginocchio, cioè sul quadricipite. Alcuni modelli hanno il pad sulla tibia e sono veramente pessimi. Perché questo? Perché nella stabilizzazione sul leg curl seduto il mio obiettivo è quello di creare una controforza, una controresistenza di stabilizzazione proprio premendo verso l'alto, è là che si scarica la forza, quindi ho bisogno di un pad che scarichi la forza che mi prema verso il basso, ok? Quindi quello è il punto in cui si scarica la forza e riesco a stabilizzare. Tenere una stabilità pelvica in generale è l'esercizio migliore proprio per isolare e coinvolgere al meglio i femorali. La mia partenza è da preallungato, perché sono seduto, il femorale è biarticolare, quindi conseguentemente l'active ROM rispetto a un leg curl da sdraiato sarà più ampio, per questo tendo a preferirlo. Per quanto riguarda i glutei invece, l'esercizio migliore in assoluto, quello che preferisco, sono degli stacchi a gambe semitese con elastico. L'elastico può essere o meno opzionale, serve a parificare un po' il resistance profile, ma dipende realmente da quanto caricate. Se iniziate a caricare tanto, visto che abbiamo un forte sticking point in basso, allora può essere conveniente andare a inserire un elastico e tira verso il basso. Perché lo preferisco rispetto all'hip thrust, che è l'esercizio principe, si pensa sui glutei, perché per via del resistance profile, sia nell'hip thrust abbiamo un forte sticking point in alto, perché il gluteo quando è contratto non riesce a esprimere tanta tensione, peraltro va in retroversione, quindi è veramente molto accorciato, e il bilanciere, il carico è sempre quello, perché il vettore forza sarebbe il vettore gravità che è perpendicolare al terreno, quindi il carico è sempre quello, per cui abbiamo un forte sticking point in alto, mentre nel caso degli stacchi abbiamo più tensione in basso quando il gluteo è allungato, mentre man mano che andiamo in alto il momento di forza si riduce e il gluteo, pur non riuscendo a generare più tensione, ha uno sgravo del lavoro proprio per il via del momento di forza. Anche qua bisogna stare attenti con l'eventuale utilizzo degli elastici, perché non devono essere preponderanti, deve essere un piccolo aiuto, perché tendenzialmente col movimento libero abbiamo comunque un forte sticking point in basso, quindi un mettere degli elastici per l'appunto leggeri può aiutare a parificare il resistance profile. Abbiamo peraltro la possibilità di allenare il gluteo al massimo allungamento, che non è cosa da poco perché è difficile in generale, e creare tanto danno muscolare su questo distretto, quindi è un esercizio che ci permette di avere un active ROM molto molto ampio, un ottimo resistance profile, e logicamente la stabilizzazione è data dal fatto che dovete saper fare gli stacchi a gambe semitese, quindi è assolutamente un esercizio che inserirei in ogni microciclo quando vogliamo lavorare per bene i glutei. Passando a distretti un po' più easy, parlando delle spalle, per quanto riguarda il deltoide laterale direi assolutamente una dels machine, oppure il cross cable laterals, ossia alzate laterali a cavi incrociati messi eventualmente in orizzontale oppure in panca inclinata, quindi faccio vedere direttamente un video, e questo è dovuto prettamente al resistance profile, perché quando siamo in basso ci sarà una buona tensione perché l'angolo tra il cavo e il nostro avambraccio sarà di circa 90 gradi, man mano che saliamo e il deltoide laterale non riesce a esprimere più forza perché si contrae, abbiamo la possibilità di andare a ridurre quest'angolo e quindi conseguentemente ci sarà una tensione inferiore, per cui c'è un matching del resistance profile, insomma la tensione sarà uniforme su tutto l'arco di movimento, cosa che non avviene con le alzate laterali normali
principali, perché in basso non abbiamo carico, e quando saliamo in questo punto abbiamo il massimo carico, proprio perché il momento di forza è molto ampio e il deltoide, essendo accorciato, riesce a esprimere meno tensione. Altro esercizio per il deltoide posteriore sono le Real Delt Machine, quindi un macchinario in cui possiamo avere una tensione uniforme. In questo caso il mio consiglio è di farlo leggermente più in alto rispetto alle manopole, leggermente buttate in avanti, perché il deltoide posteriore si inserisce sul margine superiore della spina della scapola, quindi il suo line of pull è questo qua, non è precisamente a 90 gradi, quindi se riusciamo a stimolare questo line of pull sicuramente avremo un maggior coinvolgimento del deltoide posteriore. Andiamo in massimo accorciamento, vogliamo superare la linea del tronco, perché superando la linea del tronco il gran dorsale inizia ad allungarsi e quindi perde tensione, perde partecipazione al movimento, che comunque inizialmente è normale. Se sentite coinvolgimento al centro della schiena, quindi il trapezio, è perfettamente normale, perché se il trapezio non si contraesse la scapola slitterebbe del tutto in fuori, quindi serve qualcosa che tiene la scapola attaccata alla spina, mentre il deltoide posteriore giustamente tira l'omero attaccato alla scapola. E per quanto riguarda invece il deltoide frontale, in questo caso il mio incentivo è quello di abbandonare del tutto gli esercizi di alzata frontale, che tendenzialmente non mi fanno impazzire, ma di lavorare con un esercizio in super incline, quindi una spinta a circa 80 gradi di inclinazione. Questo l'angolo, questo line of pull, mi permetterà di dare uno stimolo ottimale al deltoide frontale, ma anche di coinvolgere tutto l'upper torso in generale, che difficilmente viene coinvolto in maniera così specifica quando alleniamo il petto. Quindi sicuramente io inserirei in ogni sessione spalla un lavoro che può essere anche metabolico, non necessariamente meccanico, per l'upper torso in generale. Qui parlo di deltoidi, poi logicamente quando parliamo di allenare le spalle il discorso è molto più complesso, e sono intervenuto su Renonation proprio per spiegare in realtà che non bisogna ragionare soltanto sui deltoidi, però come detto qua la facciamo un po' a spiccia. In ultimo, bicipiti e tricipiti. Per quanto riguarda i tricipiti, il cross cable push down, quindi lo stesso discorso relativo ai deltoidi, però fatto ai due cavi della dual cable, quindi non del crossover, dual cable, perché voglio che il cavo sia perfettamente in linea con l'omero nella mia posizione di lavoro, che è tendenzialmente su questo piano, quindi l'omero leggermente abdotto rispetto al tronco. Quindi questo movimento tende a forzare un'anteposizione, il push down con corda, tende a forzare un'anteposizione, un'intrarotazione della spalla per andare a chiudere, mentre se lavoro su questo piano qua posso lavorare tranquillamente, quindi avrò un ottimo line of pull e posso anche modulare il resistance profile andando un po' più avanti o un po' più indietro, e quindi avere più tensione o meno a inizio o fine movimento. Quindi anche in questo caso un lavoro carino è quello del drop meccanico, in cui sto indietro, strizzo bene, quindi ho un forte sticking point, ma riesco a attivare molto bene i tricipiti. Quando non riesco più a chiudere il movimento faccio due passi indietro, vado sotto la carrucola e continuo, perché andrò a appiattire leggermente il resistance profile, avrò un po' più di energie per poter continuare. E per quanto riguarda i bicipiti invece, lo Scott unilaterale con manubrio risponde a tutti i requisiti che un esercizio teoricamente dovrebbe avere, quindi logicamente non voglio dire con questo video che sto facendo che dovete fare questi esercizi, dovete sempre sperimentarli, però nella maggior parte delle persone è quello che funziona meglio, perché ho un resistance profile piatto, perché quando vado in alto mi scarica tensione, ho un ottimo line of pull perché lavoro su questo piano, che non sarebbe altro che questo piano, un'ottima stabilizzazione perché logicamente c'ho un pad di appoggio. Quindi in generale l'esercizio sulla carta migliore. Come lo faccio? Normalmente faccio un primo esercizio di pompaggio per i bicipiti e poi lo Scott Carlo unilaterale, un ottimo esercizio per lavorare un po' più sul meccanico, quindi fare anche 6-8 ripetizioni, magari con un'eccentrica un pochetto più lenta, andare a caricare un pochetto di più. Ok ragazzi, questa è un po' una panoramica generale. Di nuovo, non voglio dire che dovete inserire assolutamente questi esercizi, ma provateli, perché sono esercizi che per la maggior parte delle persone, se fatti bene, quindi se ci perdete un po' di tempo per impararli, danno i risultati ottimali in termini di coinvolgimento e isolamento del muscolo e anche di stimolazione ipertrofica logicamente. Quindi provateli, perdeteci un po' di tempo, nella maggior parte delle persone vi assicuro che sono il go-to, quindi gli esercizi da inserire assolutamente in quasi tutti i microcicli, però logicamente c'è tanta soggettività di mezzo, motivo per il quale su Renonation di nuovo do 3 esercizi invece di uno soltanto. Spero di avervi dato degli spunti interessanti, qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere, e detto questo ci vediamo al prossimo video.